Buonasera dal TG. I rappresentanti della regione istriana hanno firmato l'accordo sullo stanziamento di fondi per il finanziamento di progetti culturali e artistici realizzati dalle associazioni delle minoranze nazionali presenti sul territorio. Alla firma dell'accordo hanno presenziato il presidente della regione istriana Boris Miletic, la vicepresidente della regione istriana Jessica Acquavita, i rappresentanti delle 12 associazioni minoritarie che hanno aderito al bando e Tea Battella, assessore dell'assessorato amministrativo dell'ACNI e altri gruppi etnici. Quest'anno siamo riusciti a alzare i mezzi finanziari come nel 2019, ovvero pre-Covid, e in questo anno abbiamo più o meno dato circa 60.000 euro per vari programmi culturali che vengono poi svolti durante tutto l'arco dell'anno dalle minoranze nazionali presenti nel territorio. Complessivamente finanziamo 12 associazioni minoritarie regionali, ovvero 28 programmi culturali che verranno poi portati avanti durante tutto l'anno. Per noi le minoranze nazionali sono molto importanti, anche perché in questo modo possiamo aprire l'Istria e mostrare nuovamente che quando diciamo che l'Istria è una regione multiculturale non è solo una frase scritta, ma loro hanno veramente un appoggio anche istituzionale e finanziario per portare avanti i propri progetti e per promuovere la propria cultura. Il 7 maggio si terranno in tutta la Croazia le elezioni per i consigli delle minoranze nazionali. Invito quindi tutti gli appartenenti alle minoranze nazionali presenti nel territorio a aderire a queste elezioni, a eleggere il proprio rappresentante che poi per 4 anni porterà avanti le sfide, le problematiche e varie proposte che possono solo portare a un miglioramento della posizione della propria minoranza nella nostra regione. Nel municipio del comune di Medolino è stato presentato il bilancio in piccolo del comune. Il bilancio è stato presentato dal presidente del comune Ivan Kiraz e dal capo del Dipartimento Amministrativo per il Bilancio e le Finanze Silvia Perizza. Il bilancio in piccolo è una guida per i residenti che il comune ha predisposto per il terzo anno consecutivo per presentare nel modo più trasparente possibile le principali caratteristiche del bilancio per l'anno 2023. Il budget per quest'anno è di oltre 13.890.000 euro. Di questi 13.800.000 euro, il 47% sono entrate indirette, cioè si tratta di reddito la cui destinazione non è determinata in anticipo e che vengono utilizzati per il normale lavoro del Dipartimento, per stimolare l'economia, per l'educazione e l'istruzione prescolare, per lo sport, la cultura, per l'assistenza sanitaria e sociale. Mentre il 53% delle entrate sono destinate, il che significa che il loro scopo è chiaro e devono essere utilizzati rigorosamente per lo scopo previsto, come l'edilizia, la manutenzione dell'infrastruttura comunale, la costruzione di progetti capitali, la gestione dei porti, la gestione della proprietà marittima, per migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti, per lo sviluppo delle infrastrutture turistiche, per piani di utilizzo del territorio ed altri scopi prescritti dalla legge. Gran parte della torta finanziaria sarà destinata all'ammodernamento dell'illuminazione pubblica, nell'ambito del quale tutte le vecchie illuminazioni saranno sostituite con tecnologia LED, al fine di realizzare risparmi in termini di energia elettrica. Verranno realizzate numerose nuove strade e parcheggi e saranno stanziati oltre 500.000 euro per la realizzazione della rete fognaria. Delle cose principali che si fanno in quest'anno sono le piste ciclabili sul territorio del comune di Medolino. Si farà il proseguo della pista ciclabile a Bagnole. Dalla pista già esistente si continueranno i lavori verso la pista a Volme.
Stiamo facendo questo congiungimento e lo intendiamo fare fino all'inizio della stagione turistica di quest'anno, cioè fino al 1 giugno, quando entra in vigore il divieto nel comune di Medolino. E dopo la stagione turistica si inizierà con la costruzione della pista ciclabile da Volme fino alla spiaggia di Sciusa. Saranno inoltre costruite centrali fotovoltaiche, nell'ambito delle quali verranno installati sistemi solari su edifici di proprietà del comune di Medolino in modo da poter produrre elettricità. Un articolo speciale sono i pagamenti natalizi ai pensionati, nel quale in base a determinati censi ai pensionati verranno versati dei pagamenti. L'indennità mensile per i pensionati è stata aumentata da 250 a 400 cune, il che sarebbe un aumento da 33 a 53 euro. Sono aumentati anche i censi per i biglietti per la corriera per i pensionati, in modo da permettere ad un numero più grande di nostri pensionati di avere biglietti preferenziali. Nel corso dell'anno vengono apportate modifiche ed integrazioni al budget in base alle esigenze e nel corso del 2023 alcune cose del budget verranno sicuramente modificate, ha concluso il presidente del comune. Notizie flash, a Cittanova è in corso la seconda fase dei lavori sull'infrastruttura sotterranea del centro storico, con la quale si continua a lavorare sull'ampia ricostruzione e l'ampliamento della rete fognaria, della canalizzazione delle acque meteoriche, della rete idrica, nonché sulla sistemazione della pavimentazione delle strade e delle piazze. La seconda fase dei lavori, iniziata a metà ottobre, comprende Via del Mulino, il seguito di Via Grande, Piazza Pozzetto, Via della Madonnina, Via della Torre e Via della Rotonda e una parte minore di Via delle Porte. I lavori verranno terminati fino a Pasqua. È in corso a Fiume la vendita delle magliette in occasione della 24esima edizione del Festival dello Sport e della Ricreazione Rieca Run. Quest'anno i fondi si raccolgono per l'associazione Serze che aiuta le persone con disabilità intellettive. Le magliette vengono vendute al prezzo di 7 euro, di cui 2 euro sono destinati all'associazione. Lo stand è aperto tutti i giorni feriali dalle 10 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 13. Luci ed ombre di un'operazione militare, o meglio il titolo della conferenza dello studioso piranese Christian Knez presso la comunità degli italiani Fulvio Tomizza di Umago. L'esposizione storica, che ha trovato posto nell'ambito del tradizionale ciclo di conferenze sul territorio, ha fatto il punto su un auspicato sbarco degli alleati in Istria nel 1944, uno sbarco che, secondo gli storici e studiosi, avrebbe portato nella nostra regione lutti e distruzione. Posso affermare come tecnico che se gli alleati avessero realizzato lo sbarco nell'Alto Adriatico, come nelle intenzioni, le nostre cittadine dell'Istria occidentale oggi non esisterebbero più, come non esisterebbe più la città di Pola, in quanto sarebbe stata spianata con massicci bombardamenti aerei e navali. Eligio Maria Manzutto, 1990. Le parole di Eligio Maria Manzutto, interpretate dalla professoressa Mariana Bencic, sono riecheggiate nell'Arena di Pola, giornale numero 26-28, edizione di Gorizia del 17 febbraio 1990, recanti il titolo A proposito di uno sbarco mancato. Nel 1944, infatti, uno sbarco alleato stava per venir messo in piano anche a Punta Salvore. Un dettaglio storico che trova posto nei meandri della nostra storia, un dettaglio tra i meno conosciuti, ma un dettaglio non trascurabile che si ricollega agli intricati fatti della campagna d'Italia e della linea gotica tedesca in attesa di una paventata avanzata anglo-americana verso l'Austria e Berlino stessa, in gara con i sovietici. Questo è il tema presentato dallo storico e ricercatore piranese Christian Knez presso la Sala Magna della comunità degli italiani Fulvio Tomizza. Davanti al pubblico del ciclo di conferenze sulla storia del territorio,
A venir messi in luce sono stati fatti, commenti e strategie dell'epoca, analizzati con parsimoniosa attitudine, tenendo presente che nel 1944 si stavano oramai delineando i connotati della futura divisione dei blocchi. Ma per certi aspetti sì, perché uno dei cruci del primo ministro britannico Winston Churchill era quello di tagliare la strada all'Armata Rossa, che nella tarda primavera e nell'estate del 44 stava avanzando nell'Europa orientale e anche verso sud-est e nella pianura, verso la pianura pannonica. Quindi l'obiettivo di Churchill era quello di giungere per primo nell'Europa centrale, quindi si parla almeno di arrivare a Vienna. L'idea di sbarcare a Punta Salvore era di origine italo-inglese, messa però in secondo piano dagli americani che davano più peso alle operazioni in Francia. Era poi in corso la campagna d'Italia e su questo argomento c'è ancora molto da dire. L'interesse a vedere annessi i territori istriani andava dalla co-belligerante Italia ad un anno dell'armistizio, all'oramai nata Armata Jugoslava, oltre alle storiche decisioni di Pisino del 1943. Al tempo si parlava persino di uno sbarco italiano coadiuvato dagli alleati che si sarebbero ripresi la penisola. Una situazione molto complessa i cui fili venivano tirati tra alleati di oggi e nemici di domani, tra mondo liberale e rivoluzioni socialiste, mentre le parti in causa, seppure dalla stessa parte contro i tedeschi, preferivano giocare alle spalle degli altri. A farne le spese in quel periodo, soprattutto la gente comune. Le vecchie immagini testimoniano la tragedia del San Marco, la più grande nell'Umaghese. Era il 9 settembre 1944, quando la nave di linea San Marco, in rotta verso Trieste, fu meta di un attacco aereo diretto ai 60 soldati tedeschi a bordo. Una strage, 150 i corpi straziati dalle raffiche. In sala anche qualcuno dei parenti delle vittime di quella strage, il signor Gianfranco Abrami. Durante quello scorcio di estate del 1944 ha perso una nonna che la guerra non gli ha permesso di conoscere mai. Ecco il suo nome. Margherita Tacchigna, sposata a Sodomaco. Nata nel 1905, infatti è morta, aveva 39 anni quel giorno, e andava con delle due amiche, andavano almeno una volta alla settimana a Trieste a vendere farina, uova, insomma quello che trovavano, e compravano a Trieste quello che qui non si trovava. La tragedia è stata collegata con i presunti preparativi per un tale sbarco alleato e in quel macabro periodo di guerra l'attacco non è stato un fatto isolato. Le incursioni alleate toccarono Capodistria a Trieste, l'affondamento del transatlantico italiano Rex a Isola ne è un altro capitolo. Nell'estate del 1944 l'aviazione anglo-americana inizia a colpire anche le città e le cittadine, diciamo, della parte più settentrionale dell'Adriatico, quindi a partire da Trieste con un massiccio bombardamento avvenuto il 10 giugno 1944. Trieste è porto, aveva l'arsenale, aveva gli impianti industriali, quindi un'importanza rilevante. I destini delle piccole genti vengono decisi sempre dai più grandi e forti. Così è stato anche in Istria. I giochi politici e militari in Europa sono continuati fino a dopo il maggio del 1945 e poi, come la tradizione ha voluto, gli amici di prima sono diventati i nemici di dopo. Sono state le sorti della guerra a non dare adito a questo paventato sbarco alleato, come pure la resistenza dei tedeschi in Italia e anche la riluttanza degli americani nei confronti di Winston Churchill. Il professor Knees lo ha spiegato in maniera semplice e concisa. È invece la tragedia della guerra ad essere complessa e ridondante di lutti e orrori. A cambiare nei millenni è stato solo il modo di farla. La banda d'Ottoni della comunità degli italiani di Visinada è un po' il tratto distintivo che li contraddistingue ed è stato il primo gruppo della comunità in parola costituita, come si ricorderà, negli anni 90 in seno al progetto degli italiani riemersi nel nostro insediamento storico.
Ricordo ancora quel fanciullo che tromba in mano omaggiava il suo primo maestro, il compianto Claudio Gigante, primo dirigente della banda di Visinada, maestro che stava per essere omaggiato della più alta onorificenza cittadina, il premio 30 aprile. Di tempo da allora ne è passato. Allen, quel bambino che ha fatto i primi passi nella banda di Visinada, ha scelto la sua strada tra note e pentagrammi. Mi ritrovo un uomo, un dirigente di banda, un professore di tromba, che in questi anni l'ha fatta crescere in maniera eccellente. Ha avvicinato tantissimi giovani, anche colleghi musicisti, creando anche tanti interessantissimi progetti, gruppi di talenti uniti al suono e alla musica, ma il cuore rimane nella banda, in quella che ci piace dire sia la sua banda, nella quale è cresciuto. Una banda che ha tanta voglia di creare, di crescere e di presentarsi al grande pubblico. La mia banda, non so se è la mia banda, perché non guardo così le cose, però la banda cresce quanto ci sono le visioni per vedere. Anche ti devi avere un gruppo che vuole crescere. E veramente ho la fortuna di avere molti giovani, anche quelli meno giovani, però siamo un gruppo coeso, veramente. Facciamo musica che ci piace, che questo anche credo che è molto importante per una banda musicale, per avere quel sentimento per la musica, la suoni, però anche la senti. E questo è anche la cosa principale per una crescita, credo. Puoi anticiparci un po' i programmi da Nata? Ecco, abbiamo il nuovo gruppo di solfeggio, adesso abbiamo nuovi allievi che sono venuti e questo ci dà sempre grande felicità per avere nuovi membri nella nostra orchestra. Ci prepariamo adesso per il 7 maggio avremo un'orchestra dal Padova che viene da noi, li ospiteremo qua, faremo un concerto, così siete anche tutti chiamati per venire a vedere e ascoltarci. Poi abbiamo il tradizionale raduno dell'orchestra che sarà a Buie il 27 di maggio, credo. E poi dovremo andare anche a Rosigna e speriamo anche a Roma. L'orchestra della banda di Puccini, che viene da Oriolo Romano, questa è una piccola città vicino a Roma, è venuta 4 anni fa da noi come ospiti. Abbiamo fatto un concerto bellissimo qua nella nostra casa culturale e è nata questa amicizia che già tanti anni siamo in contatto, però sapete anche voi perché questi ultimi anni non c'erano tanti viaggi per nessuno e adesso cerchiamo di andare noi da loro e speriamo che sia vera. Ed è tutto, grazie per averci seguito, buona serata.